Ho già accesa la telecamera. Sì, senza, non facciamo intro. Senza che mi sono dovuto alzare. Ok, perfetto. Ma sei una merda. Ma anche perché l'ho fatto io lo stesso. Come state ragazzi? La gag del come state, ragazzi? Io lo so che c'hai qualcosa da nascondere, ragazzi. Ma che bello sto cappellino con la maglietta. Sì. Questa è la Heine, ne abbiamo parlato nel video di Jaime. Ma soprattutto queste sono le nuove vedette Arcade Boys con il mostro di Firenze, Satira. Sigla! Anche se ci cercano di fare la guerra, figli della merda. Anche se ci tengono i piedi per terra, figli della merda. Anche se ci cercano di fare la guerra, figli della merda. Anche se ci tengono i piedi per terra, figli della merda. Ha fatto tutto lui. È tornata la sigla dei gemelli diversi. Che no, degli omini verdi. Degli omini, no, non mettere qua di gioco che fa schifo. Sì. Tanto quelli si sono persi. Mi hanno detto chiama il manager, fai un casino. Vabbè, sì, ciao, basta. Adesso aspettiamo la nuova sigla. Ragazzi. Allora, vai un po' in là perché non. Io sono nel. Ma io sono pazzo merda, lo sai che non va bene non così. Non devi dire merda. Ho detto figli della me. Ma adesso hai detto me. Pezzo di me. Pezzi di me. Non se ne vogliono andare. Allora, cos'è che dobbiamo fare oggi? Oggi è la settimana delle donne. Infatti abbiamo iniziato con Jaime che ma perché mi hai rubato la battuta? Ma io sono due settimane che mi studio. Pure che si è tagliato battuta. I capindi sempre femminello resti sempre, allora, sempre la regina Jaime. Anche perché lui cos'è che ha scritto l'ultima volta? Jaime? Dopo le gocce di freddo in ghiaccio. Non me la ricordo la vabbè, cosa. Dai, la richiunata. Allora, raga, allora, buongiorno. Scriveteci qua sotto hashtag Pacciani, così sappiamo quante magliette volete e anche la taglia. Costano 12 euro, raga. Poi però partono dalla settimana prossima gli ordini. Ti fumi due canne in meno e ti compri una maglietta figa. E questo è per family friendly. Dicevo sì. Che la settimana prossima cominciano, quindi andate su Instagram Arcade Boys Official. Scrivete sotto Instagram degli Arcade Boys Pacciani e il numero della taglia e il numero di magliette. E poi vediamo. Numero 2 magliette taglia. Prima di partire con un video della Fishball, che è il secondo intendente Fishball, Fishball. Non è solo la Fishball, ma Bados. È assieme a Cristina Bertevello. Anzio. E Raziel, quel minchia. So. Raziel. Parla un po' cosa della Fishball, no? Ciao l'ansia, povero. Ciao l'ansia. Prima di partire col video, volevo prendere l'Oxona. A parte quello, perché se mi tranquillizzo, semplicemente parlare un attimo della campagna pubblicitaria che hanno usato per spingere questo video. A un certo punto, Fishball è venuta fuori dicendo: no, guarda, non voglio più far parte del progetto. Prendo una pausa. Perché l'hating e tutto quello che mi è arrivato contro mi ha rotto le palle e non riesco a sopportare il peso, cioè i miei cazzi, diciamo, proprio esattamente quello. Poi viene fuori il giorno, anzi, la mezzanotte stessa, che appunto era una campagna pubblicitaria. Ho fatto anche delle storie appoggiando la decisione di Fishball quando ha detto che non voleva più rappare, perché secondo me allora se non rappa più mi salva la vita. Ma sì, ma per carità di Dio. Allora il fatto è questo: da una parte c'era lei che diceva io me ne sono sempre sbattuta del parere degli altri, sì, lì da WAD, ok, e poi dall'altra parte mi fa ah no, accanno tutto perché la gente mi sta addosso, e io lo posso anche capire, va bene, poi ero anche contento che smetteva di rappare. Sì, quello sempre. Sapete cos'è il discorso? È che se poi mi fai la cosa che è solo la mossa di marketing, io sono a favore delle mosse di marketing, certo. Però hai fatto due pezzi, questo è il terzo e già devi fare i trick per fare la mossa di, cioè, cosa vuol dire? Ma sei fatta due pezzi con Bedas, quanti pezzi sei fatta? Quelli sempre. Beh, comunque. Però ti dico, mica siamo già così, abbiamo già, dopo due pezzi abbiamo già bisogno di fare le mosse commerciali. Mi sembra mica come quelli che vanno al Grande Fratello e dopo un giorno e mezzo già piangono. Non lo so. Però dall'altra parte c'è da dire che mi hanno rotto tutti i costi perché da quando mi sono lasciata con me Mad Men, tutti i fanboy di Mad Men di 11 anni, certo, a rompere i coglioni e dirgli di tutto e di più. Saranno cazzi suoi se si molla con Mad Men. Stacci te con Mad Men, poi me lo dici com'è. Ma a parte quello, fare del mobbing, che poi ha ricevuto mobbing anche dai colleghi del suo ex, sì, e avere le porte chiuse perché semplicemente gli stai sui coglioni, ecco, diciamola chiaramente, è brutto. Un po' come Ernia, che poverino. Io, bravo. Sta sui coglioni a qualcuno. O come noi, che non lavoriamo in tele perché... Ma infatti c'è una sorta di fratellanza, adesso, a parte la musica, a parte tutto quello che possono essere masse commerciali, c'è una sorta di fratellanza da chi poi subisce dei mobbing, impedimenti nel lavoro, e loro riescono nonostante tutto a farle le cose, fortunatamente, perché comunque Cuba era un bel pezzo. Questo si chiama Me Gusta, quindi visto che vabbè, è reggaeton, va bene. Abbiamo parlato tanto. Però vabbè ragazzi, se volete fargli del mobbing o del hating, non del mobbing non si fa, non fateglielo perché non sta più col vostro rapper preferito, perché voi non sapete com'è stare con lui, quindi magari fateglielo per le cose giuste, fateglielo per quando fa le storie con lo Xanax, che poi le ragazzi
ragazzine ritardate la vedono come un idolo e ci vanno dietro. Per quelle cose lì sono che bisogna dirgli che cosa stai facendo. Guardiamo subito il nuovo video che appunto si chiama Me gusta secondo in tendenza. Vedas, Me gusta, produzione Raziel, quel minchia. Me vai. Gusta Loxanax. Quello che vedo di sì. Ho messo anche la cassa. Cos'è che ti gusta? Pokéball. La cosa linda, la cosa prima pulita. Cosa che ha fatto vedere un culo. La cosa bella, ha detto. Perché? Cosa? Gucci Balenciaga, Marijuana, Gucci Balenciaga. No, ha detto così. Mangia. Una maiala che devo dicesse. Io penso. Mamma mia che schifo di video. Mamma mia che schifo di video. È sempre fiesta, ragazzi. Basta la vista. Che rimone. No. Quanto dura? Tutti i miei ex mi detestano. Ma che poi musicalmente spacca, raga. No, è bella. Bravo, Raziel. Spacca. Sto soffrendo. Non devo guardare il video, raga. Se non guardo il video mi piace. Solo culi, raga. Non c'è altro in questo video. Quando dice Me gusta Bamb, io ho una paura. Bamba. Posso staccare? Aspetta, magari rap, oh. Billy Bamba. Schifo e rasta. Ah! Guarda come apre la bocca la brevettella. Guarda che il pezzo spacca, ragazzi. Il video così è bello. Grande. Grazie a Dio. Le ragazze belle che trovi in giro tutti i giorni. Bravo. Basta. Sì, perché è veramente tra minuti e 12 abbiamo resistito. Ma percepiti erano 8 ore. Una giornata di lavoro. Una giornata di lavoro. Una giornata di fatica. Ma e niente, ha fermato sul piccione. Allora, aspetta, fammelo togliere che mi distraggo. Cosa mi ha fatto schifo a parte la miniatura di Kokeshi di là? Adesso sto le Kokeshi, poverina. Poverina che ha i capelli blu. Vabbè. Cosa mi ha fatto schifo di sto video? Allora, prima di parlare di cosa ci ha fatto schifo, fermi. Aspetta, c'ho un bisogno proprio. Scusami, mi è partito il twerking. Mi sembrava che fosse partito poco. Spengo la cassa perché non si sa mai che parte per sbagliare la canzone. Combattiamo gli altri pacciani. Ciao! No, allora, parliamo chiaramente. Il pezzo non è male. Cioè, se lo dici musicalmente. No, ma anche non ascoltando le parole, mi piglia. Se dovessi suonarlo, come per Cuba. Come per magia. Se dovessi suonarlo come per magia, mi prenderei degli schiaffi da qualcuno. Sì, per magia. Schiaffi magici. Sì. Musicalmente suona. Raziel è bravo, lo sappiamo. Raziel al cazzo, che è bravo. Loro, i timbri, se non sono così modificati dalle varie macchine. Sì, che sono modificati perché erano fighi. Non hai fiducia in questo ragazzo? No, ho fiducia nel prodotto. Tu mi dai un prodotto, io dico il prodotto è bello. Sì, il prodotto è bello se sono una che devo fare. Però. Oh, ma se io lo metto. Io non se io in una sera. No, io ma non, no, ma va bene. Ti fa venire voglia di twerkare. La parte più bella del video erano il pezzo con le ragazze normale che ballavano in modo normale. Poi, Cristina, io ti voglio bene, ti regalo anche un chilo di pistacchi. Però non venimi a dire. La storia di Cristina di pistacchi. Io e lo sa lei. Ho capito. Non venimi poi a dire che io vi faccio vedere le tette non per far arrappare la gente, ma perché sono estroversa e perché di qua e perché di là. Vado a raccontare a qualcun altro. Ancora con sti baci lesbo, ancora con sti culi, ma basta. Ci sono decine di centinaia di siti completamente gratuiti. Non c'è più bisogno di far vedere i sisse nei video. Fateci vedere qualcosa di figo. No, e fisso. Devi desiderarmi. E poi sei poi sei tu un maiale. Poi sei tu un maschilista. Poi sei tu un sessista. Cazzo, mi sta sul cazzo sta roba. Non voglio vedere le viste dei video. Basta. Basta, gifta, basta. Basta. Te le trombi tutte, ma non devi vederle nei video. Okay, va bene. Avevo paura che fosse. Come qua? Le bombe le passi! Non si passa! Mai! È anche maleducazione. Sì, cioè. Maleducazione non perché poi te vuoi solo quelle brutte non te le trombi perché sei una merda. Ma come siamo arrivati a parlare di questo discorso? Voi uomini! Noi non guardiamo l'aspetto fisico, poi fai vedere gli addominali.
Tutto questo hai tirato fuori vedendo che, con quale sono queste cose che mi porto dentro. Allora, signore donne, io ho dei traumi che per colpa vostra comunque, quindi quando escono pensate che ci sono delle donne e delle ragazze che mi hanno fatto soffrire e mi hanno trasformato in questo. Quindi allora, l'odio che hai riversato verso questo video non è odio, non è hating, è secondo me una critica della serie. Ho apprezzato moltissimo le ragazze normali nei video amatoriali, ma non è uno scherzo, perché sono le ragazze che tu passeggiando per strada dici quella mi ci fidanzerei. Se io vedo una con i rasta puzzolenti, tutta tatuata, che si lesbica in giro nelle discoteche per farsi vedere, dico io con quella lì non ci farei una famiglia, non ci farei neanche dell'amore, perché molto probabilmente ha delle malattie. Ma però, dolce però, perché comunque la promiscuità, sai, l'AIDS negli anni 70 sono bisogna fare essere protetto sempre, ragazzi. È però bellissimo, hai buttato un sacco di roba dentro questo calderone bello. Io sono d'accordo con te, Marlo, bellissimo. Sì, Marlo, però sono qua. Allora, cosa stavamo dicendo? Sto parlando di un Marlo del futuro che riguarda la reaction per vedere se ho censurato tutto. Ok, allora, quindi video bello. Quindi no allo Xanax, sì a fare l'amore, ma protetto. Okay. E no ai dreadlock. No ai dreadlock. Tuo amico con i dread che sì, stai guardando. Sì, ai marshmallow, però quelli vegan. No, ti tiro uno schiaffo. No, è perché comunque il marshmallow è fatto col grasso del maiale. E quindi è tutti i grassi saturi che con gli zuccheri chimici fanno malissimo. Poi ti viene la cellulite e quando twerchi pam 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 pam. Ribadiamo ancora che un pezzo, madonna, è spaccato tutto. Il twerco non si twerca. Hai ragione, non sei mica la Lamborghini. Ribadiamo ancora comunque che il pezzo è molto bello. Sì. Ascolta, è molto bello. Ecco cosa volevo dire sul testo. Io ero rimasto che le ragazze alternative, le panca bestia, come dice di essere, Gucci, Balenciaga, Moschino e minchiate varie, li schifavano perché andavano nei rave a sdraiarsi per terra tutte fatte e si vestivano street comunque post hardcore. Ma perché hai detto termini? Dunque sì, ci stava, capito? Adesso che facciamo parte della globalizzazione mondiale, del mainstream, del capitalismo, che ricordiamo che anche condannando i rave party comunque è una sottocultura che è nata contro, adesso vogliamo fare tutti i marci però vestiti Balenciaga e Moschino, a me non mi torna qualcosa. Era quella tutta divisione, questa cosa di alternativi cazzo. Però se ti ricordi nelle feste c'erano sia i Gabber che i Warrior. Sì, ma perché comunque c'era, costava divisione meno la corda lì. La divisione sopra si guardava meno. Certo, i Gabber e i Warrior, allora, i Gabber erano quelli happy hardcore, i Warrior c'era anche una roba politica marcioni dentro nei Warrior. No, i Warrior erano quelli marci politicizzati di sì, là, però super gorda. Ok. Capito? E i Gabber erano i Gabber erano sì, la pastiglietta, però erano lì happy hardcore da ballare senza pogare, senza farsi male. No? C'erano poi i moderati e c'era il centrodestra e l'estrema destra. Tu me ne frega un cazzo. Benissimo, ciao!